come che ti magni, magna come che ti parli, detti e parole, par non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, veste della natura e ricette da imparare. Signori e signori, benvenuti a questa nuova puntata di Gondola, caratterizzata da dei suggerimenti, diciamo, dal sapore un po' natalizio. Però, qual è la parola di oggi? Leo, dici! Ciao a tutti da Leo. Allora, oggi dovete dirmi cos'è la bubarata. Dai canaia, tocca a te. Allora, cosa vuol dire in veneziano bubarata? Primo suggerimento, Raise. Secondo suggerimento, El Fontego. Oggi vedremo come la saggezza popolare veneziana conoscesse già la corretta abitudine di consumare i prodotti della terra secondo le loro stagioni, e cioè dopo a Befana, a Rappa Sevana. Cioè, le rappe, prodotto della terra tipicamente autunnale e del primo inverno, è bene che siano consumate prima della data della Befana, per le loro proprietà. Per oggi è tutto, l'appuntamento è alla prossima puntata. Allora, l'atmosfera lascia pochi dubbi. Dopo l'intervento di Raise, potete capire in che direzione stiamo andando. Siamo ospiti del signor Minozzi Renato, che ci fa capire che c'è una propensione e un interesse particolare. Signor Minozzi, dove nasce l'interesse e la passione per questo tipo di collezione? Nasce assieme al mio matrimonio, il 12-12 del 1961 in quel di Londra. Londra, già sotto le festività, era qualcosa di meraviglioso relativamente a Natale, che io in Italia non avevo mai visto, e me ne sono innamorato fin dal primo momento. Devo dire che alle volte, passeggiando per Oxford Street, guardando queste luminarie eccetera, addirittura mi dimenticavo di aver vicino la moglie che avevo appena sposato. Cara Rita, perdonami per questa esternazione. Bene, ci sono dei pezzi particolari da mostrare alle persone? Questo viene dall'Ungheria, è stato fatto proprio in Ungheria, e sono riuscito in qualche modo a poterlo avere anche a costi abbastanza, diciamo, arrivabili, perché oggi come oggi non potremmo più arrivarci, perché il costo ormai di queste cose qua sono belle, solide, pesanti, e è salito parecchio. Le studi tappeti invece sono opera di mia moglie, appunto, con la quale è cominciata anche tutta questa avventura. E anche la slitta è tutta lavorata, e a parte il fatto che ormai queste non le costruiscono più, ma a dei costi che oggi non potrei permettermi di più. Questi sono, diciamo, giocattoli addobbi natalizi di quel tempo inglese. E poi, appunto, tutte le cose vengono un po' dappertutto. Come si può accedere a questa fantastica mostra e raccolta? Noi abbiamo un sito che è www.babbonatalefansclub.it. Però anche su Facebook, attraverso Minozzi Renato, qui potranno ammirare le cose nostre, che per un giorno diventano anche cose loro, scrivere la letterina a Babbo Natale, e non solo, ma conoscere veramente il vero Babbo Natale che sarà presente ogni giorno. Il mio titolare. Sempre molto impegnato. Sì. Le passo tutte a lui le lettere che mi arrivano. A proposito, lui prende vita il giorno 24. Bene, per oggi è tutto, la parola a Leo. Allora, vi avevo chiesto cos'era la bubarata. La bubarata era il falò che si accendeva alla vigilia della Befana. Ciao ciao!
Bene, per oggi è tutto. L'appuntamento è alla prossima puntata. Puntuali, che non sia storia del suo intento. Questa è la storia del signor intento che dura tanto tempo e mai se destriga. Sivo che ti accanta, o gusto che ti adiga.